always use your face to document your fall from grace, and then they'll tell you that that's just the way it goes. That's just the way it goes. Fanciulla al vetriolo della 7, Luisella Costamagna. E quel ragazzo è Luca Telese. Allora, acqua nucleare, legittimo impedimento, sono questi i temi del referendum su cui gli italiani sono chiamati ad esprimersi domenica e lunedì prossimi, 12 e 13 giugno, temi importanti su cui le forze politiche si dividono tra sì e no, voto e non voto, ma tutti sono d'accordo nel dire che il referendum non sono un giudizio sul governo e su Berlusconi, ma è davvero così, soprattutto si raggiungerà il quorum che sfugge da ben 16 anni. Ne parliamo stasera con Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, tra i promotori del referendum e sostenitori. Bentornato. Buonasera a tutti. E vedo collegato con noi da Lecce il ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto. Benvenuto anche a lei. Grazie, buonasera. Allora, Di Pietro, prima di entrare nel merito dei quesiti referendari, lei ci deve spiegare perché ha deciso di andare in controtendenza. Ha detto dobbiamo de-dipietrizzare e de-berlusconizzare il referendum. Come mai? Guardi, io e l'Italia dei Valori siamo una forza politica che ha raccolto le firme per il referendum, soprattutto quelli sul nucleare e quelli del legittimo impedimento. Il comitato referendario è composto proprio dall'Italia dei Valori. Eppure, ora che dobbiamo chiedere il giudizio dei cittadini, dobbiamo chiederci che cos'è il referendum. Il referendum riguarda una materia, nel caso di specie tre materie, acqua, aria e legalità, che prescindono dal colore politico dei cittadini. Ogni cittadino può pensarlo in un modo piuttosto che l'altro. E però è bene che decide di coscienza se vuole o non vuole le centrali nucleari, vuole o non vuole privatizzare l'acqua, vuole o non vuole che la legge sia uguale anche per chi è ministro e chi è presidente del Consiglio. Ma è prescindere da tutto questo. Stabilito questo, io credo che la prima cosa da fare è de-dipietrizzare e de-berlusconizzare. Però legittimo impedimento riguarda proprio il Presidente del Consiglio, anche gli altri. No, mi perdoni. Se passassero sarebbero la bocciatura di provvedimenti del governo. No? Ecco, io credo invece no. Io qui faccio formalmente un'affermazione, lo faccio davanti al collega Ministro Fitto, che saluto peraltro. Mi impegno e impegno tutto il comitato referendario a non considerare il risultato referendario come un risultato sul governo, perché non è vero, non è vero. La centrale nucleare non è che bisogna farlo perché non si va a votare per fare dispetto a me. Quando hanno fatto dispetto a Di Pietro e le centrali nucleari si fanno, non abbiamo risolto niente. Oppure viceversa, non è che si va a votare per non farle, per fare dispetto a Berlusconi. Non serve assolutamente a niente, perché non ci sarà più Di Pietro, non ci sarà Berlusconi, ma una volta fatte le centrali nucleari, quelle resteranno per i prossimi 1000 anni gli effetti. Quindi dobbiamo decidere sul merito. E io credo che se noi decidiamo in questo modo, i cittadini vanno a votare il 12 e il 13 giugno, liberamente. Noi non chiediamo di sposare per forza la nostra tesi. Noi siamo per 4 sì secchi, ma di andare a votare, perché è un gesto di democrazia diretta che nobilita la democrazia. Ministro Fitto, la posizione del governo sul nucleare è apparsa ad alcuni un po' incerta, nel senso, prima avevate annunciato un piano per 25 anni in cui si diceva che l'atomo era il perno del sistema energetico del paese, poi avete fatto dei provvedimenti legislativi che hanno introdotto una moratoria. Insomma, non è abbastanza chiaro, dopo Fukushima, se l'idea del governo è la stessa, e cioè che il nucleare sia la risorsa strategica dei prossimi 30 anni per l'Italia. Niente, abbiamo dei problemi sul collegamento. Eccolo, abbiamo dei problemi. Quindi, con l'audio. Emerge... Eccolo qua. Prego, ricominci. Sì, mi sentite? Ora sì. Sì, adesso sì. Sì. Dicevo, per quanto riguarda il nucleare, sicuramente la posizione risente anche di quello che è accaduto in Giappone. Non si può far finta di nulla e non si può non immaginare che su questo tema ci sia un condizionamento emotivo che modifica qualsiasi ipotesi di riflessione serena su questo tema. Detto questo, il governo ha assunto una posizione molto chiara.
Siamo critici rispetto alla sentenza della Cassazione, per questo abbiamo opposto un ricorso alla Corte Costituzionale, perché evidentemente le firme si sono raccolte su un testo e il rischio è che si voti su un altro testo, perché la modifica che noi abbiamo introdotto recita in modo testuale che sarà dopo questa consultazione, dopo questo periodo, che si andrà a fare una verifica sulla nuova strategia energetica del nostro Paese. Quindi non si compie nessuna scelta sulla centrale nucleare. Così come vorrei anche dire in modo molto chiaro che, per quanto mi riguarda, saluto anch'io e colgo il senso e il segnale delle dichiarazioni di Di Pietro, ma al tempo stesso dico di poter essere tranquillo perché il Governo ha già detto che lascia libertà di espressione su questo e che questo esito non potrà avere nessun impatto per quanto ci riguarda sul Governo. Detto questo, però, mi sembra che le questioni vengano poste in un modo assolutamente differente dai contenuti reali. Sul nucleare ho già detto, ma sull'acqua noi non parliamo di nessuna privatizzazione dell'acqua, basta leggere il testo e soprattutto ricostruire i comportamenti che in questi anni ci sono stati anche da parte di esponenti politici che oggi sono schierati, io dico strumentalmente, sulle posizioni contrarie, così come sul legittimo impedimento. Sinceramente, anche qui, dopo la sentenza della Corte Costituzionale e alla luce dei comportamenti che si sono sviluppati in questo periodo, il riferimento è ad ogni lunedì sul quale si apre un dibattito sulla presenza in tribunale, evidentemente stiamo immaginando una posizione che punta esclusivamente a mettere in campo un'azione politica che non ha nessuna valenza concreta dal punto di vista. Ecco, risaltato. Comunque è molto ci diceva neanche quesiti, per dei quattro ecco. Quesiti. C'è. Vada, finisca. Concluda pure, Ministro. Spero di non. No, abbiamo proprio dei problemi. Adesso ripristiniamo, visto che parlavamo di nucleare, prima di avere ovviamente la replica di Di Pietro, vediamo il servizio che abbiamo preparato, perché sicuramente quello del nucleare, ovvero l'ipotesi di costruire nuove centrali nucleari, è il tema referendario di maggior impatto anche emotivo per gli italiani dopo la tragedia di Fukushima. Il nostro David Parenzo ci spiega quali sono le ragioni del sì e del no, anche alla luce di quello che sta succedendo negli altri paesi europei. Guardate. Il referendum, per esempio, è una pratica di democrazia diretta, non tanto pratica, attraverso la quale tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve decidere sulla variante di Barbico, Barberino o Cobinaccio, ha effettivamente qualche difficoltà, anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire solo sì se vuol dire no, e no se vuol dire sì. Chiarito con l'aiuto di Giorgio Gaber come si vota per il referendum del 12 e 13 giugno, tra i quesiti previsti c'è quello sul nucleare. Arrivo da te. Il dramma di Fukushima ha fatto fare marcia indietro a molti e anche la vecchia Europa, pur distante dal Giappone, si divide sull'utilizzo di questa fonte energetica. Angela Merkel, spiegando la decisione di voler chiudere tutti i reattori atomici entro il 2022, ha detto: dobbiamo seguire una nuova strada, vogliamo che l'elettricità del futuro sia sicura, affidabile ed economicamente sostenibile. Le forniture energetiche in Germania hanno bisogno di una nuova architettura. Detto fatto, la Germania sarà così la prima potenza industriale a rinunciare all'energia nucleare. In Francia la situazione è radicalmente diversa. Nucleare avanti tutta, almeno stando a quanto ha dichiarato Éric Besson, ministro dell'industria di Sarkozy. Il colosso EDF, in mani pubbliche per l'85%, solo in Francia gestisce ben 58 centrali nucleari e il governo di Sarkozy non ha nessuna intenzione di smantellare tutto. Del resto, come ha ricordato il presidente, anche il democratico Barack Obama ha appena riaffermato che gli Stati Uniti non sospenderanno il nucleare. Quindi per quale motivo dovremmo farlo noi? Noi siamo assolutamente convinti che l'energia nucleare sia il futuro per tutto il mondo. Eravamo i primi al mondo, Enrico Fermi, che ha scoperto la possibilità di produrre energia dall'atomo, era italiano. Eravamo all'avanguardia nella realizzazione di centrali nucleari negli anni 70. Sappiamo cos'è accaduto. L'ecologismo di sinistra si è messo di traverso e l'Italia ha dovuto
addirittura interrompere i lavori di centrali che erano quasi terminate. In Italia la discussione prende ben altri toni. La maggioranza e il governo, dopo un iniziale sostegno alle centrali, anche sull'onda del dramma di Fukushima, ha optato per la libertà di voto, mentre il centro-sinistra chiede un definitivo no all'ipotesi di centrali nello stivale. E ad una settimana dal voto le ragioni del sì e del no dividono l'opinione pubblica. Ti fa morire. Perché siete contro il nucleare? Non è un po' antistorico, visto che compriamo l'energia nucleare dalla Francia? Ma noi diciamo che bisogna votare sì al referendum per fermare il nucleare. Anche questa storia che compriamo l'energia dalla Francia è una bella leggenda. Noi abbiamo in Italia più del doppio di potenza elettrica installata. Noi compriamo l'elettricità dalla Francia per il semplice fatto che la notte le centrali nucleari continuano a produrre e i francesi non sanno dove mettere questa elettricità e quindi la vendono sotto costo. Professor Pepe, perché siete favorevoli al nucleare? Ma noi diciamo che non siamo contrari, cioè nel senso, diciamo che è sbagliato dire no a priori, perché noi acquistiamo oltre il 10% del nostro fabbisogno energetico dal nucleare che sta a Convino, ben 22 centrali nucleari. Allora dico che eticamente forse non è corretto dire no nel mio giardino, e del resto l'abbiamo fatto anche con i termovalorizzatori a Napoli. Noi siamo per un ambientalismo responsabile, noi siamo per capire qual è il rischio minore per una buona qualità della vita. Insomma, l'ultima parola la daranno gli elettori, che per dirla alla Giorgio Gaber dovranno dire sì se vorranno dire no e no se vorranno dire sì. Chiaro, no? Chiarissimo, Parenzo. Allora, Di Pietro, innanzitutto è vero, come dice la maggioranza, che il nuovo programma nucleare in Italia è già stato abrogato e quindi, come ha detto il Presidente del Consiglio Berlusconi, il referendum sarebbe inutile. E cosa pensa anche del ricorso del governo alla consulta per renderlo inammissibile? Guardi, io sono quello che ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione per valutare se, l'Ufficio Centrale della Cassazione, se le modifiche apportate dal governo erano tale per rendere impossibile, inopportuno, inammissibile il referendum. Ce n'erano una trentina di giudici, che non sono tutti di sinistra, perché ognuno ha almeno 70 anni, quindi con la toga sulle spalle, con ben strutturati, non sono i cosiddetti pretori d'assalto, giudici che hanno deciso secondo legge e hanno rilevato una cosa molto semplice, e cioè che il referendum sul piano costituzionale si fa ogni volta che si chiede ai cittadini cosa ne pensano su una materia, ed è lo spirito referendario che vale, non la norma formale scritta, è lo spirito, la sostanza, l'essenza, lo ha detto anche la Corte Costituzionale sin dagli anni 70. Ebbene, la legge così come riformulata dal governo, la Corte di Cassazione, quindi una trentina di giudici riuniti, hanno detto: guardate che qui è rimasta ferma la possibilità di farla il nucleare. Noi non entriamo nel merito se sia giusto o non giusto farlo. Perché è solo una sospensione di un anno. No, loro dicono, i cittadini sono stati chiamati a dire se lo vogliono o non lo vogliono il nucleare come progetto di sviluppo del cosiddetto piano energetico nazionale. Il ministro Fitto mi potrà confermare che né il suo governo, ma devo dire, né il governo a cui ho partecipato io, né 50 anni di governo, ad oggi non ancora hanno realizzato il cosiddetto piano energetico nazionale. Allora, la proposta nucleare che abbiamo fatto, la proposta referendaria che abbiamo fatto noi, è quella di dire nel piano energetico nazionale dove ci metti l'alternativa, il solare, l'eolico, il biomassa e quant'altro, non ci devi mettere il nucleare, perché, come ha detto giustamente il ministro Fitto, il caso Fukushima ti preoccupa. E allora io lo rigiro questa domanda. Sì. Perché mai ogni volta che bisogna applicare il principio di precauzione, non l'applichiamo? Se io sono in mezzo al mare, c'è un solo salvagente, siamo in due, allora certo, ne salvo uno anche se muore l'altro. Ma se c'è una soluzione alternativa, perché utilizzare la più pericolosa, la più rischiosa, quanto poi Fukushima succede? Ecco, allora la proposta che noi facciamo, e la Corte di Cassazione ci ha dato ragione, vale a dire, la proposta che fanno quelli del comitato referendario è molto secca. Nel piano energetico nazionale non deve essere previsto in alcun modo il nucleare. Ministro Fitto, c'è un'altra questione che sicuramente
merita interesse, cioè quella dell'ubicazione di queste centrali, perché un paradosso vuole che il governo comunque avesse proposto un piano con centrali con un reattore di derivazione francese e che però la maggior parte dei governatori regionali, compresi quelli del centrodestra, abbiano detto non nella mia regione. Faccio l'esempio su tutti di Zaia in Veneto. Come riuscireste a convincerli se il referendum di Di Pietro no, e degli altri referendari non passasse? Ma innanzitutto non è questo il tema, perché come ho ricordato prima e voglio sottolineare ancora adesso, il governo ha proposto una moratoria con l'obiettivo di presentare una strategia energetica nazionale e affrontare queste questioni con una tempistica ed una modalità assolutamente differente. Discutere oggi del dove collocare una centrale nucleare è una strategia. Problemi di tempo rendono. Ma tra l'altro ci sarebbe, aggiungo, anche il paradosso che essendo nostro un territorio sismico, le centrali nucleari, l'unica zona non sismica, sarebbe proprio la pianura padana, quindi il nodo effettivamente delle regioni. Sì, c'è un problema comunque di collegamento, non c'è nessuna... Abbiamo... Io e Luisella stiamo cercando di tappare il collegamento che va e viene, ecco, è ritornato il ministro Fitto. Ecco. Prego. Ministro, concluda pure. Io nel frattempo stavo purtroppo parlando, quindi lo so, mi dispiace, ma non l'abbiamo più sentita. Col collegamento. Eravamo rimasti a non è questo il problema della localizzazione. Perché non esiste questo tema? Perché il governo con la moratoria approvata ha indicato fra un anno la possibilità di mettere in campo le scelte all'interno della strategia energetica nazionale che dovrà essere messa in campo. E il dibattito che emerge anche dal servizio che avete mandato poco fa su ciò che sta accadendo negli altri paesi dovrebbe farci riflettere. Cito un dato che è quello della Francia, laddove la vicinanza del nostro paese alla Francia penso che comporti una riflessione abbastanza approfondita su questo, cioè su quelli che possono essere problemi e benefici eventuali di questo. Sì, i rischi. Però lei usa molto la parola riflessione, ma lei è favorevole o contrario al nucleare? Niente, abbiamo un problema. Allora, andiamo, ci fermiamo qui, andiamo in pubblicità e torniamo tra poco, concludiamo sul nucleare e poi parliamo anche dell'acqua, tra poco. That's just the way it goes.